Il governo italiano, per mezzo del suo ministro Salvini dell'Interno, comunica all'Unione Europea che il trattato di Schengen verrà sospeso e si posizioneranno delle barriere con la Slovenia. Forse una minaccia, forse diventerà realtà, forse per far svegliare Germania e Olanda prima che gli arrivi un'ondata di migranti senza che loro se lo potessero immaginare, ma perché dovrebbe arrivargli un'ondata di migranti? Identificazioni di polizia senza inserire nominativi degli stranieri nel sistema Schengen. E questa l'arma di Matteo Salvini intende utilizzare per ritorsione contro gli stati che hanno rifiutato aiuto nella vicenda Sea-Watch. L'effetto è fin troppo chiaro. L'Italia non sarà più il paese di primo ingresso e dunque i migranti che arriveranno saranno poi liberi di andare altrove e chiedere asilo dove vogliono. Una decisione che in vista dell'estate, con l'arrivo di piccole imbarcazioni sulle spiagge e l'attraversamento della frontiera terrestre in Friuli, Venezia e Giulia, rischia di distribuire centinaia, forse addirittura migliaia di profughi in tutta Europa. E proprio questa minaccia viene utilizzata in queste ore per convincere Olanda e Germania ad accogliere le 42 persone che sono a bordo, o almeno una parte di essa. La trattativa condotta da Palazzo Chigi e dalla Farnesina prevede che rimangano i minori e chi li accompagna, mentre gli altri dovranno essere trasferiti ancor prima di aver chiesto asilo. Quindi una minaccia che potrebbe diventare realtà, visto che l'Europa, come si dice, ha fatto orecchie da mercante per tutta questa storia e tutto il trascorrere di questa vicenda. Nessuno ha parlato, nessuno ha risposto, anzi, hanno solo parlato quando c'era da dire all'Italia: accoglili tu, apri i porti, falli scendere. Ma quando gli è stato detto: perché non ne prendi una parte, perché non li prendi tu? Il silenzio è stato quasi assordante.